Noi vi ringraziamo e vi diamo appuntamento al 17 e al 18 dicembre con la Zigo Zago Senior, quelli un po' più grandi d'età, per Asciutto Pazzo Parecchiano. Quindi ci rivediamo qui da voi, Asciutto Pazzo Parecchiano. Di Almenare, Asciutto Pazzo. Elvira. Allora, buonasera. Buonasera a tutti. Io porgo i saluti dell'amministrazione comunale di Sperone e insomma un omaggio floreale ovviamente a questo punto lo consegniamo alle registe perché hanno fatto un lavoro bellissimo e molto importante. Io sono entusiasta di questa iniziativa perché avvicinare i giovani al teatro è veramente una cosa importante. Il teatro, come ogni forma d'arte, può ancora insegnare qualcosa, può ancora insegnare a vivere, e quindi è veramente lodevole questa iniziativa. Quindi ringrazio Lucia, ringrazio Carmela, ringrazio la Zigo Zago Senior per questa iniziativa. Quello che mi resta da dire è che, lo dico ai ragazzi, il teatro è sicuramente, almeno per quello che io penso, è il posto dove paradossalmente, pur tenendo fede ad un copione, si può essere liberi, assolutamente liberi, ed è ciò che può aiutarvi a gestire le sensazioni, a gestire le emozioni della vita, perché recitare in fondo è anche inconsapevolmente vivere, cioè avere anche il contatto con la vita stessa. Io mi auguro, ed è un augurio che faccio a tutti voi, che le soddisfazioni, che il palcoscenico della vita possa darvi le soddisfazioni, i meriti che stasera vi ha dato questo palcoscenico. Siete stati bravissimi e penso che le risate, gli applausi testimonino questo. Grazie.